Dici Ducati e pensi a tamburini. Dici Telea Traliccio e pensi a Piero Bon. Grazie Massimo della disponibilità in questo periodo abbastanza delicato, com'è? Sì, Beh, complesso, sì, delicato. d'accordo. Allora, chi è che meglio di te può descriverci il mondo tamburini a 360 Tamburini. gradi? Boh, Chi? Se no, tanto è stato lui a fare tutto, poi dopo. Tutto il resto è venuto di conseguenza, no? Non è che è stato lui l'autore, il possiamo definirlo il maestro, no? Che alla fine ha creato questa moto, queste serie di moto, no? Non c'è solo la 916, anche il 748 e poi tutto quello che è venuto dietro. Penso, sono quelle cose che ti vengono da in punta alle dita, no? Cioè ti vengono perché ce le hai dentro, i software vengono dopo. Quando ci siamo sentiti al telefono per prima volta, dicevo, vengo comunque da giovane, ho praticato attività sportiva. Com'è che è stato dall'attività sportiva a entrare veramente a fiancarti a tua fa nel mondo, sì, nel mondo del lavoro? È stato per la serie, invento si dice tagliati i capelli e va a lavorare, no? Com'è stato? Perché non è un lavoro semplice, cioè cos'è che bisogna avere? Passione? Avere voglia, tempo, è stato all'inizio cominciato un po', no? Per scherzo, però intanto occupiamo il tempo, imparo un mestiere. Beh sì, io, ma ce l'ho sempre avuto, cioè, anche da piccolino mi ricordo, ma proprio con la bicicletta avevo la Graziella, no? Proprio la Graziella. Io non stavo fermo, no? Cioè, venivo qua in ditta con mio papà e forse anche una sorta di selezione naturale, no? Cioè, proprio lui mi faceva fare, no? Nella mia Graziella gli ho tagliato via il portapacchi dietro, proprio con lo smeriglio in mano, con la lama da taglio senza tanti guanti né protezione a tagliare via il portapacchi della Graziella perché pesava Il e poi tuning, il famoso tuning. sì, me la sono rifatta Si tutta, a comincia. 12 anni sono una Graziella proprio già con i freni a tamburo, tutta modificata, bella, no? Per dirti una volta tutte le cose come si collegano. Una volta stavo venendo da casa mia, io abitavo in Andrea Costa, in prossimità del centro di Bologna, venire qua a Borgo Panigale, bicicletta, no? Proprio tranquillo, e mi si svitò il perno della bietta del pedale, no? Una volta i pedali c'era proprio la biettina col dadino, no? E venne via. Ero in Santa Viola, no? Ero molto vicino da Darino e Giorgio, l'NCR, no? Allora andai giù da loro, c'era Giorgione, mi guardò, fa: "Ma se fai qui, cosa fai qua?" No? Fa: "Oh Giorgio, ho perso un pedale della bicicletta." "Oh, vengo qui, dai." 2 minuti proprio. Due smartellate, altro vino, vamo fuori di Maron, vai, 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 togliti, poche parole. Vamo in officina da tuo padre, vai in officina da tuo padre. E questo, io venivo in officina e poi fuori dalla scuola, fuori dal nuoto, no? Quando c'era il tempo non ero quello ad andare al bar, ho i miei amici da una vita, da quando ero piccolino, però io quello che magari c'era da fare venivo qua, ma proprio per dire. Quando mio papà era qua il sabato, la domenica, che c'era da fare la roba per le corse, no? Che lui era qua insieme agli altri. Io venivo qua e poi cosa facevo? Gli davo una mano, no? E taglia il tubo, e non so, prepara il pezzettino, le cose basilari, cioè un cinno non è che sapessi fare, però intanto ero qua e vedevo e capivo e vedevo la gente che avevo attorno. E così sono venuto su così in bottega, cioè proprio. Con gli amici di sempre di mio papà, no? Che erano quelli delle corse, ecco, ma proprio era questo, proprio gli amici che poi facevano le corse. Era questo. Ho iniziato così, poi sai, nuotando, io nuotavo, fino a 17 anni ho nuotato forte, dopo è quell'età che arrivi a fare 2 allenamenti al giorno prima di andare a scuola, è il pomeriggio quasi militare. 16-17 anni sono quegli anni che o hai un trainer dietro anche psicologico che ti segue, o se no gliela dai su come facevano tanti, no? E adesso è cambiato il mondo del nuoto, però ecco. E niente, dopo ho continuato a studiare, poi quando ho finito le superiori ho detto: "Beh, adesso cosa faccio?" L'università non avevo. Ci ho provato, ma non faceva per me, no? Non, 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 un'altra, è un'altra cosa.
E ho iniziato. Prima di venire qua ho fatto un periodo da Verlicchi, dove mio papà è trascorso tantissimi anni, è venuto su quell'azienda. Poi lì ero reparto prototipi, sempre prototipi e corse, ecco, da Verlicchi, e poi dopo ciò ho iniziato con mio papà. Sai, iniziare a lavorare col papà, ormai quasi, quanti anni sono passati? 30 anni. Tanta roba, no? Mio padre era uno che le cose te le diceva una volta, quindi doveva essere veloce nel capire. Guardare, mentre guardi, capisci, impari. Seconda volta era già troppo, capito? Senza, mio padre non era quello che gli chiedevi le cose e ti dava una risposta, no? Più delle volte dicevo, so papà, perché abbiamo fatto così? Perché il volo è così, cioè, è fatto così, no? Non, è da far così, no? E quindi da lì impari, dopo, sì, negli anni ci ho messo del mio, magari sviluppando cose diverse e andando avanti, però la scuola era quella, cioè guarda, capisci e pedala. Dicevamo di tamburini, ok? Come lo definisci? Genio, artista, visionario, tutto insieme? Cioè, l'artista è quello che le mette tutte insieme, no? Queste cose, perché c'è proprio quel detto, no? C'è proprio l'artigiano è quello che lavora con le mani, l'artista è quello che lavora col cuore, con la testa e con le mani, no? Quindi se sei un artista le ricopri tutti, no? Perché alla fine le cose le devi avere davanti, no? Cioè, le devi avere dentro, sai già come vengono. E questo è il disastro, no? Ma mi ci trovo anch'io certe volte, no? Qua con i miei ragazzi parliamo, facciamo, io molte volte sono quello che guardo nel vuoto, ma non perché sono un cretino, è perché magari ho già la cosa che devo fare, ce l'ho già in testa. Dopo la si comunica e da lì nasce. Ed era così, no? Anche Massimo era uguale, no? Cioè, alla fine è nato in bottega anche lui, no? Sì. Non è che una volta disse, un giorno mi chiameranno ingegnere. Ed è così, ma lui non era ingegnere, no? Quindi questo è quello che ti fa capire com'era l'uomo, no? Ecco, ma non devi essere per forza ingegnere per saper fare certe cose. Dopo sì, certo, ti aiuta tantissimo nel lato, nella stesura del lavoro, però lo devi avere dentro. Quello è il discorso. E cos'è stato per te lui? Ma sai, io con lui direttamente mio padre ci ha avuto più a che fare, no? Io ero il cinno, era sempre mio padre che magari aveva a che fare con Massimo, non è che io ero il cinno, io stavo in bottega, era mio padre che andava in giro. Io se ci ho parlato 5 volte, molto, no? Proprio, perché poi c'era anche, posso dire, una sorta di irreverenza, no? Cioè, non è che hai davanti Sì, ma proprio a livello come diciamo, personaggio, visione, ispirazione, oltre al discorso fisico, ecco, diciamo. Beh, sai, alla fine lo vedi poi anche nei nostri lavori, no? Cioè, la linea di concetto è sempre quella, no? Cioè, sei tu che ti metti davanti qualcosa che hai in testa, che la vedi e la crei. Non è facile questo da spiegare, no? Cioè, già partire, avere qualcosa dentro, metterlo o su un foglio di carta o iniziarlo a fare. Più delle volte le cose si fanno e poi si disegnano quando sei un artista, capito? È questo. Molti artisti si sono persi perché non hanno lasciato un modo o un metodo di lavoro, o non hanno lasciato un qualcosa di concreto oltre all'opera, no? Sai, è facile, no? Per quello che sta davanti all'opera criticarla. Il grosso, il difficile è farla, no? Dopo, se uno crea subisce sempre le critiche nel bene o nel male, però alla fine sei tu che ti esponi, sei tu che ci metti la faccia, il cuore, le mani per fare una cosa, no? Quindi tutti i fenomeni adesso, sai, col web, sei ingigantito tutto, no? Quindi sono tutti là a
a pistolare, a scrivere il nulla cosmico, no? Però quando le cose ce le hai davanti, c'hai l'emozione, no? Cioè, ti passano le ore, ti passano i giorni, dalla mattina viene notte, sei ancora lì, magari guardare un attacchino, un montaggio, un qualcosa per creare quello che hai dentro la tua testa, è quello che fa, no? Quindi mi collego per dire, era questo l'uomo Tamburini, no? Cioè, alla fine quello che ti spinge è la passione, che è quello che fa, no? Non è sapere già dove devi andare a finire, non che ce l'hai già in testa quello che devi fare, quello discorso. Non è facile farlo capire questo, no? Cioè, alla fine, per qualsiasi cosa, cioè, che sia qualcosa che emani calore, no? Cioè, che ti dia della passione, quello che voglio dire. Non è, sì, una macchina fotografica, per dire, la disegni al computer adesso, no? Però una moto. Una moto è una cosa che alla fine c'è di te dentro, sei te dentro, no? Cioè, alla fine sei te che la fai, no? La macchina è già diversa, la macchina chiude il cofano, quello che è sotto è lì. Una moto la vedi tutta. Quindi è dal serbatoio, al telaio, al codone, allo scarico, deve essere tutta una cosa sinuosa, si deve vedere tutta. La moto è un orologio aperto, no? È talmente una meccanica di fino in grande che alla fine deve essere bella dappertutto, non è che beh, mi è venuto male, chiudo il cofano, non si vede niente, o se no ci metto la tappezzeria sopra, no? La moto è totale, è quello, no? Quindi ce la devi avere lì, a occhi chiusi, la devi vedere finita prima che sia fatta, è quello che è bello. E quando è uscita la 916 come progetto, cos'è stata per te e come per voi dell'ambiente delle corse, comunque dell'ambiente, sì, delle moto? Beh, sai, la moto, mio papà, io l'ho vista di rado, mio papà l'aveva già vista tempo prima, andando in Ducati. Io sì, l'avevo vista, però la cosa che mi ha dato veramente la pelle d'oca che ho ancora adesso, no? Proprio, mi ricordo ero in Fiera Milano quando fu scoperta, no? La moto, sai, la gente, le luci. Proprio le luci, anche un po' il calore delle luci, un po' tutta la calca. Quando fu scoperta, quasi da occhio lucido, cioè proprio, è quella botta d'adrenalina che ti arrivi quando boom, la vedi lì, no? Cioè che dici, oh, è finita, no? Allora, io mi ricordo i Motor Show, che era arrivata la 998, erano i primi anni 2000 e già faceva qualcosa. Figurati quando ha dato 20 anni a tutto, Ah a tutte le altre. certo. Poi sai com'era anche fatta, no? Per dire, era talmente maniacale per una moto di produzione, no? E le vitine rigate, e il montaggio, e l'attacchino, e la vite, so, del supporto sell, del telaietto posteriore che aveva la guida per il telaietto e non era veramente a filetto pieno, no? Sono tutte cose che in una moto di produzione non le trovi, no? Adesso non ci fa caso nessuno queste cose, no? Era proprio il particolare che costa farlo, capito come? La moto era una moto cara in produzione, ma perché era fatta così e Tamburini la voleva così, non è che poche pugnette, no? Deve essere così, cioè, deve uscire così. Dopo sai, quando uno fa un prototipo ci mette il cuore, ci mette tutto. Dopo quando devi andare un po' in produzione, un po' devi... Rosare. Sì, però ecco, mi ricordo che c'erano questi passaggi proprio di queste discussioni, no? La moto è nata così, deve essere fatta così, cioè andare attorno alla sua creazione non era una cosa semplice metterla in produzione, questo era il discorso, cioè, ma tuttora se vai a prendere un 916 e lo smonti, vedi dei dettagli di costruzione che difficilmente trovi in qualsiasi altra moto, parli in generale, per una moto di produzione, c'era proprio, è stata una cosa grossa. Era un bel salto dal 888-851, no? Cioè l'888-851, quando fu fatto, c'era ancora la scuola dei TT1, TT2, come era la fisionomia di moto, lì è stato proprio un bam! Salto. Sì,
proprio fu fatto vedere il lato scuro della Luna, no? C'è proprio The Dark Side of the Moon, no? Cioè proprio vidi da un'altra parte, da un tutt'altro punto di vista. Questa è stata la cosa bella, no? Sicuramente, se non ci fosse stato Tamburini, sì, la moto non sarebbe nata così. Magari sarebbe stato un filone che seguiva l'888 come fisionomia, come costruzione del mezzo, no? Cioè, una volta c'era l'888 e c'era il 900 Super Sport, e le moto erano quelle, il serbatoio lì, il telaio fatto così, erano molto più easy. Lì è stato proprio un bel passo in avanti, anche quello discorso. Come inizia la storia di Massimo Piorobon nei box e poi comunque anche nel box Ducati ufficiale? Ah, nei box, guarda, la mia prima corsa che andai a vedere era il Paul Ricard con la 24 ore del Boldor, no? Era 1986, quando fu fatto l'851, che poi era il 748, nell'agosto, a settembre eravamo in Francia. In agosto c'era ancora mio padre mi ricordo, con Farnè e Bordi in officina, no? Da noi per mettere insieme il prototipo del telaio, del quattro valvole, no? Le foto che ti ho fatto vedere prima, i disegni che ti ho fatto vedere prima. E io ero lì, mi ricordo che ero con la mia Vespetta, insomma, diedi una mano, proprio, so, come dicevo prima, taglia il tubo. Adatta al tubo e cerca l'attacchino e fai l'attacchino per mettere insieme questo prototipo. Avevamo il manichino del motore, era, le teste erano in legno, no? Proprio era per un po' gli ingombri. E con Farnè, soprattutto, c'era mio padre, era lì che insomma, nel giro di pochi giorni mio padre andò in Ducati col telaio, prototipo. Dopo da lì fu assemblata la moto, quello che serviva, poi aveva mille passaggi dell'acqua, tubi, tubetti, perché poi l'iniezione elettronica una volta era veramente un fagotto di fili, centralina da macchina, cioè era una cosa complessa, un bel passo in avanti rispetto alle due valvole, però era bella complessa. E niente, la moto fu finita e dopo, niente, con mio papà andammo al Boldor, no? Proprio, mi ricordo, io ero un cinno, ero proprio 15 anni, no? Non è ancora chiaro, ti giri attorno, no? Anni 80 proprio. E da lì niente, dopo, sai, mio padre non era. Eravamo lì per vedere l'operato, non è che mio padre facesse il meccanico all'interno dei box, quindi eravamo lì un po' di lato, ecco, vedevamo tutti quelli che erano gli attori principali, no? I meccanici Ducati, i piloti, c'era Marco, c'era Lucchinelli, c'era Virginio, c'era. E niente, io guardavo e da lì, insomma, la moto dopo si ruppe, adesso non ricordo quante ore, però ecco, fu un'emozione molto forte, no? La partenza, la notte, e tutto il complesso, tutti i quick change quando arrivavano. E da lì, insomma, ho iniziato a capire, mi è iniziato a muovere qualcosa dentro, no? Non so, è proprio quel punto di. Che dovevo fare quello. Buona. E dopo, poi sai, dopo negli anni il mio lavoro l'ho fatto soprattutto qua in bottega, dopo con le corse sì, sono andato via moltissime volte, ho fatto delle 24 ore, ho fatto. Però ecco, non ho mai fatto parte della squadra ufficiale, no? Non, io sono Piorobon, io faccio i telai in azienda. Dopo, se vado alle corse, ho un aspetto marginale, curo il mio, ecco, non sono, come hai detto te, un uomo Ducati, Sì, ecco, no, no, non uomo Ducati, ma all'interno forse mi sono espresso male, forse all'interno del box ufficiale, nel senso che il percorso, chiaramente non come uomo Sì. Ducati, proprio come È azienda. così, dopo sai, dopo essendo bene o male costruttore di tantissime parti saldate delle moto, dopo sei un po' dentro a tutti i box, tutti i team Ducati. Poi sai, dopo da lì, essendoci stato per tantissimi anni nel World Superbike, inizi a conoscere tutta la gente che c'è in giro, non solo dei team Ducati, no? Poi sai, i meccanici o i
manager o chi per loro, si muovono, cambiano squadre, se tu ti comporti bene, fai un bel lavoro, dopo la gente ha un buon ricordo di te e ti chiama anche nel posto nuovo dove va per avere il tuo operato, il tuo lavoro, che può essere non solo il telaio della moto, ecco, diciamo, non facciamo solo quello qua, non è che facciamo tantissime altre cose, solo il contorno delle attrezzature del box, no? Per dirti, dai quick change, quick filler, ai cavalletti, per dirti, ecco. E dopo ti muovi, e così negli anni, bene o male, ci siamo mossi da Superbike iniziale, MotoGP, poi lavoriamo anche con le quattro ruote, quindi ne abbiamo da fare, che insomma. Però è nato così, sempre quello, se ti comporti bene, se fai un buon lavoro, se in ogni cosa che fai c'è dentro un po' di te, ti torna, no? Io dico sempre ai miei ragazzi, quando facciamo un lavoro, fate sempre conto che sia per voi, che lo fate per voi. Voi comprereste una cosa fatta male? No, deve essere fatta bene. E allora questo, sì, magari qualcuno dice che siamo cari, va bene, però facciamo un lavoro che non è il lavoro di produzione. È il top di gamma e quindi chi è dell'ambiente conosce il nostro prodotto e più delle volte torna da noi. Per quanto riguarda diciamo, il telaio in particolare, a livello concreto, rispetto al primo modello della 916, il telaio ha avuto evoluzioni anche in base alla cilindrata, ai pregi e difetti? Beh sì, sì, ci sono state delle piccole evoluzioni, non è che sia stato stravolto, però sai, poi alla fine il regolamento parlava chiaro, cioè alla fine il telaio doveva essere quello, ti devi muovere dentro campi ben ristretti, ecco. Però sì, con l'evoluzione della moto, soprattutto quando c'è stato il motore, il 104, sono stati aggiunti dei rinforzini perché era un po' al limite, ecco, diciamo, però nell'ergonomia generale della moto andava benissimo, no? Telaio quello a traliccio, il monobraccio, la moto si muoveva dove serviva, stava insieme bene e alla fine i risultati si sono visti perché insomma non è che abbia vinto due gare, no? E poi ha vinto con tanti piloti, che è quello che conta, no? Quindi la moto era nata bene perché sennò alla fine. Se vinci con un pilota solo e gli altri arrivano esimi, qualcosa non va, no? Ecco, poi la moto è nata bene e ognuno faceva il suo lavoro, no? Ognuno faceva il suo lavoro fatto bene e nell'insieme è andato avanti tanti anni vincente, ecco quello il discorso. Pregi e difetti di quella moto lì. Passati degli anni, sai che adesso queste domande così, qua mi accorgo di essere già un po' vecchio, no? Perché mi passa un po' tanta roba nella testa adesso tornare al 916, ma è così, un disastro. Parlo anche del 998, Sì, no, dico il 996, 916 come come moto, no? Sì. condizione, sì. Ah, beh, sicuramente quelle che ho detto prima, no? Un grande pregio che è una moto che qualsiasi pilota ci è andato sopra di un certo livello, ha vinto, no? Quindi il pilota non è che corre a piedi, deve avere una moto sotto il culo, quindi se la moto va bene poi ha fatto vincere cani porci, adesso è così che me l'ha detto, quindi vuol dire, poi non solo squadra ufficiale, no? Ha vinto anche dei team privati, quindi vuol dire che la moto, e poi non è che corresse da solo, no? Cioè alla fine le Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki c'erano lì, no? E non è che stessero a guardare, tutta gente che lavora per vincere, se tu arrivi davanti vuol dire che l'hai fatto meglio. Questo è il discorso. E quando venivano piloti da case, chiaramente che non erano Ducati, che non guidavano quel telaio lì, ci voleva del tempo perché si adattassero o andava subito come feeling? Perché noi, anche nelle domeniche, nei giri, quando cambiamo moto, comunque senti la differenza. Io l'ho notato subito. E c'è proprio la rigidità, questa non puoi sbagliare, ma anche dai video la vedi anche andando, vedi una linea più pulita, precisa, e molti dicono che richiede una guida esperta. Cosa ti dicevano subito i piloti? Cosa vi riportavano? Ma sai,
non è che il pilota scende dalla moto e venisse da me, no? Cioè, alla fine andava dall'ingegnere di pista, dal suo referente andavano. Dopo il lavoro da me arriva alla fine, ecco. E quello che, cioè, alla fine una cosa che ti dicevano magari è che magari insomma i polsi erano belli caricati, no? Su una moto del genere non era la quattro cilindri giapponese, no? Come dopo magari negli anni si è voluto imitare con qualcos'altro dietro, qualcos'altro che è venuto dopo. E sì, il pregio era questo, che alla fine nasceva da corsa, no? La moto, cioè, alla fine è nata da corsa e poi è stata messa le luci e la targa, quindi era proprio la concezione del mezzo che era nato, chiaramente con le misure e pesi come si usava una volta. Chiaro, adesso le moto sono bilanciate diversamente, hanno un baricentro che è un po' diverso, però era nata così, cioè proprio era nata per correre, poi è stata stradalizzata, quindi chi andava per strada dopo un po', a me è capitato di parlare con la gente che girava con 916, oh cazzo, arrivi giù, c'hai gli avambracci, i polsi che ti si saltano via, no? Dopo un po', però alla fine la moto è quella che dice, ok, stacco lì e la metto dentro lì e lei va lì, per dirti. Poi sai, il bicilindrico in ogni caso hai molto l'aiuto, il freno motore e come si chiama? La coppia, lavori molto anche con la coppia in un bicilindro, quindi era un insieme di cose che aumentavano la guidabilità se ti trovavi bene, capito? Se no, magari chi veniva da un quattro cilindri giapponese è una guida che è diversa, perché alla fine l'erogazione del motore, ma anche solo l'ergonomia di come ci stai sopra è diversa, e quindi sì, ci si doveva abituare, il pilota magari si doveva abituare a guidarla, c'è anche chi non ce l'ha fatta, no? Per dirti che non si è trovato bene. Però ecco, torno a dire, è una moto che ha vinto tanto con tanti piloti, quindi l'andava Max. Cioè non è che... Il telaio 996 Racing con l'imperno forcellone regolabile. Puoi dirci qualcosa in merito? Che dopo è stato ripreso sulla 999. Ah beh, quello lì fu uno studio che facemmo, non so se mi ricordo neanche più l'anno, 2000? Sì, nel 2000, così, proprio fu una cosa che ci richiese Filippo, dicendo, insomma, per andare in ogni caso a cambiare il tiro a catena, no? Cioè, niente, dopo fu solo una prova, quella è una di quelle conosciute, dopo ne abbiamo fatte anche altre, per migliorare il mezzo. Dopo sì, è stato rimesso sul 999, però era una cosa che lì è nata, lì dopo no, non è venuto fuori di seguito, ma in un altro contesto, ecco, diciamo. E sì, era un prova, perché tanto poi non le potevi fare in corsa, no? Cioè non le potevi mettere sulla moto, insomma, da correre, ecco. E mi sono perso. Aspetta, che forse diciamo la stessa cosa, sta roba non l'ha detta Manuel. L'altra chicca che volevo sapere, perché è una delle poche cose a livello estetico, anche da noi appassionati che sfogliamo le riviste guardando i video, che era saltata fuori, era il famoso forcellone bibraccio a tubo quadro che Fogarty aveva portato in testa a Phillip Island, ancora quei due terminioni laterali bassi. Cosa ci dici su quel test lì? Poi come mai è stato abbandonato? Sì, no, prima di Phillip Island la moto girò anche il Mugello, non è che, ecco, poi sai, lì fu ufficiale perché c'era, però ecco, la moto aveva già girato. Quello fu, praticamente era il terzo forcellone che facemmo, perché gli altri due ebbero un iter diverso, diciamo così. E si cercava un po' più di rigidezza, diciamo, per il forcellone, ecco, il monobraccio era non c'era ancora la conoscenza che c'è adesso nelle moto di adesso di insomma, per calcolare un po' le rigidezze, le forze strutturali di un monobraccio. E allora fu fatto questo bibraccio, ma senza neanche crederci tanto, no? Ecco, allora diciamo che in ogni caso magari non era il massimo dei collaudatori Carlo,
era uno che ci dava del gas anche su una carriola, però ecco, fece un giro una volta con un ammortizzatore scoppiato, no? Per dirti, quindi con la moto che andava da tutte le parti e non se ne accorse neanche più di tanto. Quindi fu fatto per fare una prova, poi decisero, fu deciso che magari anche a livello commerciale era meglio continuare con la moto tradizionale. È andata bene così lo stesso, no? Dopo alla fine non è la guerra, non si vince con una battaglia, no? Quindi alla fine è andata bene così, cioè sono quelle cose che si fanno, si fa esperienza e poi finisce lì, buona, non è che. Adesso si parla tanto di, chiamiamolo così, termine forse sbagliato, ma ricasto di ogni pilota, no? Questa è un po' estremizzazione anche diciamo della tecnica, per proprio adattare la moto al pilota stesso. Parliamo chiaramente del classico team Ducati ufficiale con i tre piloti. C'era qualche, parlo chiaramente di telaio. Qualche chicca diversa per ogni pilota, o bene o male il telaio era quello? No, te l'avevo quello. E sempre riguardante i tre piloti ufficiali, ci caratterizzi al volo tutti e tre i piloti? Voglio dire, Sì, beh, allora, una spennellata. erano anni d'oro quelli, era bello perché sicuramente era tutto un po' più in famiglia, no? E che dire, ho avuto, sì, vabbè, io ho avuto a che fare più con Ben in ogni caso, ma perché c'è un rapporto proprio di amicizia che c'è ancora, tuttora, no? Mi ha dato un messaggino, gli ho mandato via la tua foto. Era proprio la quotidianità, era proprio posso definire lo stare assieme, era quelli che alla fine, anche solo qua a Borgo Panigale, te li trovavi in giro tranquillamente e sì, la gente li conosceva più o meno, però erano quelli che alla fine facevano un balotto, no? Per dirti, anche con Troy, per dire, quando passa a Bologna, passa sempre a trovarmi, no? Anche con lui ci sentiamo, adesso c'è Oli che corre, mi ha chiesto una mano, gliela do, non c'è problema, no? Ma perché deve venire così, ti devono venire da dentro, dal cuore, no? Queste cose. Con Ruben una volta è venuto qua, una mattina ero qua, i miei orari, no? Era estate, erano le 6 di mattina, mi bussa la porta, hola cabron, era Ruben che era venuto giù con un carrello da Andorra che doveva andare a prendere un aereo giù a Pesaro, giù per di là, ma neanche gli zingari c'avevano un carrello così, tutto mangiato dalla ruggine, ho perso un giorno a rimetterglielo a posto, no? Non gli ho chiesto niente, no? Per dirti, ma perché così? Perché tanto, se poi viene la necessità di qualcosa, so che c'è, capito come? E funziona così. E siamo andati qua, quante volte magari si faceva il volo assieme, no? Per andare da qualche parte, in qualche circuito, è capitato. Vabbè, poi, come dico sempre, magari con Ben era quello che proprio ci prendevamo poi la macchina o l'aereo o la cosa per l'Europa, la trasferta la facevamo assieme. Col suo motorone, l'ho guidato anch'io, no? Per dirti. Era bello perché era più. Sono quelle frasi un po' da vecchio, no? Una volta era così, però era proprio da grigliata, ecco la cosa. Quindi tutti e tre da Ma grigliata. sì, ma poi te li vedi, no? Tuttora. Sì. Tra l'altro sono Cioè. gli unici, bene o male, che sono rimasti Ma al di là, certo. chapeau a tutti, perché comunque chi si allaccia il casco e va in pista, chi li ha visti correre, e i piloti, chapeau a tutti. Però sono ancora quelli un po' più ricordati e non appassionati, ma soprattutto sono quelli che anche hanno fatto un po' più di strada nel panorama motociclistico, che hanno sempre qualcosa da dire, qualsiasi cosa hanno sempre da dire. Certo, ma è quello. Sempre rimanendo nelle gare, il telaio, mi dicevi prima, il telaio, diciamo di serie, rispetto a quello race, cosa cambiava? Cambiava qualcosa? Si differenziava? Materiali? Diciamo che era assemblato meglio, no? Diciamo, alla fine gli accoppiamenti,
le saldature, prima di tutto le saldature erano a TIG, non erano a MIG, cioè non erano a filo continuo, erano proprio fatte di a mano. E il tempo per assemblare un telaio non era proprio paragonabile a un telaio in produzione, no? E soprattutto, diciamo, certe tolleranze erano molto più ristrette, ecco, diciamo. E, però in linea di massima era quello, no? Il regolamento voleva quello, quindi si lavorava con quello. Te hai un po', cioè un po' descritto, fatto annusare prima l'atmosfera. Tutti da noi appassionati, anche giustamente un po' nostalgici, perché comunque 90.000, 100.000 persone, adesso è fatica vederle in pista, sulle tribune. E, perché Golden Age? Perché al di là chiaramente parliamo del discorso anche monetario, economico del tempo, perché Golden Age? Sai, alla fine certe cose ti accorgi che sono state belle quando finiscono, no? Allora, lì si era dentro a questo circolo, no? Questo buridone che girava, no? E sai, le cose venivano, crescevano, prima di tutto è come la televisione: se tu hai un bel programma la gente lo guarda, no? Con le corse uguale, se tu hai tanti attori, tanti piloti buoni, livello medio-alto, che si ingarellano, che si sportellano, che insomma ti fa sentire la gara, no? Che alla fine si trovavano, non so, in 3, in 4 all'ultima staccata, era quello che alla fine ti fa saltare sull'adrenalina, no? Ti fa saltare in piedi. Non è la gara che finisce primo, secondo, terzo, uno dietro l'altro, fanno tutta la gara, che è più bella la telecronaca che vedere la corsa, no? Momenti. E allora, sai, dopo certe cose crescono. Per dirti, a un certo punto, adesso mi ricordo a Imola, ci corse sia la Superbike che la MotoGP, no? Non mi ricordo l'anno. Superbike era murata a bestia, MotoGP, non c'è, la 500 poi c'era ancora, non fece un quarto, se non mi ricordo bene, di pubblico rispetto alla Superbike. Ma perché? Era bello, ma anche per dire, lo stesso Flamini, no? Quando nell'organizzazione che si inventò di far entrare la gente nei box, è bello, lì vedi la gente come lavora, no? Vedi i meccanici, chiaro, non è che puoi andare dentro al box, dentro lì a guardare in faccia il meccanico, no? Però sai, sei lì, c'è la gente, c'è il pilota, c'è il meccanico, c'è l'attore che lavora nella Superbike, ce l'hai lì a contatto con te, quindi... E poi soprattutto quello che dicevo prima, magari come ti è capitato a te, stai dentro, entri nel paddock, ti trovi ben lì da solo, ci stai un'ora a parlare, quando mai adesso, no? Infatti quell'epoca era proprio la differenza, era il valore aggiunto, come hai detto te, dell'open paddock, che era secondo me gli attori, vedere qualcosa in più che adesso non vedi. Infatti gli appassionati, gli smanettoni, li vedevi in Superbike. Infatti mi ricordo a Misano, ero in fondo al tramonto dove ci sono gli alberi, e sempre quella gara lì ero in fondo perché era strapieno, al curvone finiva il prato, e c'erano quattro pazzi, e c'erano due coppie di amici con la Kawasaki, e avevano preso un asse di legno sopra, e erano a 10 metri dietro per vedere perché c'erano i muri, quindi era quella la Superbike di una volta. Aneddoti della più belli della Golden Age, di quel periodo lì, degli aneddoti proprio. Prima parlo di persone normali, insomma, momenti belli, e dopo magari ti chiedo anche da momenti particolari da professionista, insomma, il telaio che si è rotto, qualcosa, non so, le famose saldature di notte che magari nella Formula 1 all'epoca senti raccontate. Sì, no, vabbè, lì mettiamola giù così, sì, dai. C'era rotto il telaio, e ecco, era quello, questo lo possiamo dire, c'era proprio il cambio, c'era un motore nuovo, il 104 crepava al telaio vicino all'attacco della sospensione,
E allora niente, noi non avevamo una saldatrice dietro, perché tanto in ogni caso io non ce l'avevo, no? Era capitato anche anni prima che si rompesse delle altre cose, ero andato a Salinas dentro a un'officina che facevano tipo dei tralicci dell'alta tensione, non so, c'erano delle bestie, tutte, sembrano tutti ZZ Top, presente? Tutte queste, tutte blu con scritto Mitch, Mark, John, tutte davanti, tutti col barbone, tutti là, yeah. Era una saldatrice che io devo saldare dalla robina, che momenti mi si scioglieva in mano, saldatrice da nave, però l'ho saldata, ecco, diciamo quello. Col motore, insomma, con i telai, sì, li abbiamo messi a posto durante la notte in pista, e fu aiutato insomma, trovare la saldatrice da un personaggio famoso, che insomma me la diede, perché avendolo conosciuto anni prima, quando frequentavo l'AMA, insomma gli avevo lasciato un buon ricordo, no? E allora, anche se ero di una squadra avversaria, diciamo così, mi diede la macchina e la saldatrice, e la mattina dopo le moto erano pronte, montate, pronte, si lavorava la notte lì, mamma mia. E qual era il posto più bello dove andare a correre? Del calendario, Ah per beh, cioè, Phillip l'atmosfera. Island è ignorante, forte, no? Poi sai, alla fine, io vedi, sono tutte queste qua le cose belle, no? Per dirti, mi capitò un anno mi perdo negli anni, porca vacca, non me lo ricordo più. L'ho scritto su Facebook anche, proprio tutta la cosa, che proprio mi feci un Daytona Phillip Island, proprio col trollerino per mandare via la roba, che quando arrivai là avevo una banana addosso che non stavo dritto. E sì, Phillip Island è bello, no? Perché alla fine il posto dove sei, l'oceano, l'Australia, mi è capitato di farla in 3 giorni, andata e ritorno, proprio portare là della roba e tornare via, no? Per dirti, però è stato bello. Laguna Seca, ah, lì, California. Laguna Seca è l'insieme. Poi sai, dopo ti muovi lì vicino, quando esci sei dentro alla riserva, no? Poi quando esci, in ogni caso, c'hai il paesino, come si chiama? Monterrey, Salinas. Monterrey. Quando sei a Monterrey è molto bello, poi vai a Salinas, lì è già diversa Monterrey, sei già quasi, più quasi messicano, no? Come ambiente. Con queste coltivazioni di onion da tutte le parti e di garlic, là c'hanno l'aglio e l'onion, e va bene, ed è molto bello. Poi sai, in Inghilterra c'è il suo fascino perché è tutto caldo, là il pubblico inglese è bello perché tutti i piloti, dal primo all'ultimo, sono tutti eroi, li vedi che proprio push, li spingono, cioè proprio è bello, proprio c'è il clima. In Italia? Sì. L'Italia, sai, alla fine sei a casa, parlo di Misano che la sento più casa, perché alla fine poi sai, alla fine dove è dislocata mia moglie è di Misano, sono proprio a casa, no? E mi ricordo quando proprio negli anni d'oro, che c'era proprio la gente ferma in autostrada per entrare, no? E c'era proprio la fila, le moto, mamma mia, ho questo ricordo di tutti questi serbatoi, queste moto rosse parcheggiate fuori, no? Tra i 916, i Monster, i vecchi Super Sport. Penso di aver fatto una foto, proprio questa distesa di Ducati all'entrata dell'autodromo per vedere la Superbike, no? Questa era la cosa bella. Allora Massimo, visto il tempo a disposizione e la miniera di ricordi che hai, magari dai una spolverata i prossimi giorni, le prossime settimane, e facciamo due speciali, uno su Ben e uno su Troy. Va Sei bene, d'accordo? Ok, boh, va perfetto. E se ti viene in mente qualcosa, chiamaci. bene, Ok? grazie. Vabbè. Grazie Massimo. No, grazie. E buon lavoro! Va bene, grazie, altrettanto. Va bene, e la passione che continui, quello è importante, no? Quello, il fuoco della passione è quello che ti fa andare avanti.
Se vieni. Vabbè. Sì, vabbè, quello sai, tanto è. No, era che. Non lo so, vuoi mettere un cappellino? No, non so.